Ciao ragazze, ciao ragazzi, scusatemi la mascherina, spero riusciate a sentirmi bene. Sono su un Uber e sto andando appunto a fare la mia prima ed unica seduta di Cool Sculpting. Vi avevo già spiegato più o meno di che cosa si tratta. Sostanzialmente una parte del corpo, una piccola zona del corpo, in questo caso, nel mio caso il mento, però si può decidere qualsiasi altra zona, viene congelato con un manipolo, non è niente di invasivo, non fa male, c'è semplicemente freddo, quindi verrà appoggiato un manipolo prima sulla parte destra, poi sulla parte sinistra del mio mento e il tessuto adiposo, grazie al freddo, verrà sciolto e poi andrà a riassorbirsi appunto nei tessuti. Quindi poi il risultato si vedrà gradualmente nel prossimo mese. Il risultato finale ci sarà tra 4 settimane. Quindi adesso sto andando a fare il trattamento. Naturalmente volevo portare la videocamera per me per documentare il tutto, farvi vedere tutto quanto, e avrò anche un bel po' di tempo perché durerà 2 ore il trattamento, quindi avrò anche un bel po' di tempo per parlare con voi e spiegarvi insomma come sta andando, eccetera, eccetera. Quindi ci vediamo tra poco. Non posso nascondervi che ho un pochino di paura, anche se so che non fa male. L'unica cosa che darà un po' di fastidio sarà il massaggio piuttosto vigoroso che andranno a fare a fine trattamento. Però appunto non dovrebbe far male, solo un pochino tesa, ma contenta. Questa è la clinica, ragazzi, e da quanto mi hanno detto è anche la più grande in Europa. E questo è il logo. Cool Sculpting, entriamo. Questa è la saletta dove faremo le foto del prima e poi mi faranno anche le foto del dopo. E queste volevo farvi vedere, sono tutte le zone che si possono trattare. Vedete quindi le ginocchia, punto interno, esterno, coscia, fianchi, pancia, braccia e mento. Questa sarà la zona che andrò a trattare io oggi. E per quanto riguarda gli uomini, stessa identica cosa, queste sono le zone da trattare. Ed il motto, diciamo, di Cool Sculpting è proprio Freeze and Eliminate, quindi congela ed elimina. E questa è la zona dove andiamo a fare il trattamento. Aiuto, ragazzi! Questi sono tutti i manipoli, questo dovrebbe essere, no, quello dovrebbe essere il macchinario, tutti i manipoli. Ci siamo. Sembra molto confortevole. So I would like for you to go like this a little bit, yes. I'm going a little bit here higher by the cheek, so if there's any fat cells, it will go away, so you get better. Perfect, this really bothers me. This side, I know. Thank you. So this is anti-freeze. You have a loose skin. Ew, looks like jellyfish. Yeah, it's like jellyfish. I'm scared. No, be scared. It's really nothing. I was like, no, I'm not annoying. It's nothing. It's the applicator. And then try to put your chin a little lower. Yep. And that was the suction. Then let's hold it here. This is it? This is it. All right. This is perfectly tolerable. So this is the screen. Now we're going to start the treatment. So when I press start, we're going to start. It's going to be 45 minutes. Okay. Treatment time.
Ok ragazzi, non potevo parlare durante il trattamento, abbiamo fatto la prima metà, parlo un po' strano perché ho tutto infreddolito. Questo è un asciugamano caldo, adesso, allora, non ha fatto per niente male ragazzi, neanche un po', solo una sensazione di freddo e basta, niente di che. E questo è un asciugamano caldo perché la parte destra l'abbiamo fatta. E adesso faremo la parte sinistra, 45 minuti più 45 minuti. Non appena tolgono il manipolo effettivamente brucia, ma ho tenuto l'asciugamano caldo, tiepido per qualche minuto e la sensazione di bruciore è completamente passata e adesso non sento assolutamente più nulla, ma appunto adesso faremo l'altra parte, quindi la parte sinistra. Purtroppo quando ho il manipolo pensavo di sì, ma non posso parlare. Alla fine ero molto preoccupata per nulla, perché non fa per niente male. È che mi dicevano che alcuni si lamentano per il dolore e non riesco a comprendere come possa essere possibile questa cosa. Forse in altre parti del corpo fa più male, o forse sono io che, come vi dico spesso, ho una soglia del dolore altissima, ma per quanto mi riguarda non fa assolutamente male, niente, zero. La sensazione che abbiamo quando mettiamo del ghiaccio sulla pelle, questo è quanto. Finita anche la seconda applicazione, adesso ha tolto il manipolo il medico ed ho di nuovo l'asciugamanetto caldo tiepido. Adesso sta massaggiando l'area. Potevo addormentarmi tranquillamente ragazzi mentre facevo il trattamento, mi ho preso l'abbiocco. Dicevano che poteva fare male questa parte, ma non fa per niente male. Ok ragazzi, finito tutto, sono di nuovo in Uber, sto tornando a casa. Come potete vedere la zona è ancora un pochino arrossata, ma niente di che, onestamente pensavo peggio. Sapevo che mi poteva dare un pochino di fastidio, ma non lo chiamerei neanche fastidio, cioè per me non è nient'altro, non è stato nient'altro che una sensazione di freddo sulla pelle. L'unico fastidio che ho provato davvero era finito il primo manipolo, un pochino bruciava, e dopo il secondo però no, stranamente, forse mi ero abituata e non l'ho sentito. Comunque assolutamente per quanto mi riguarda indolore, completamente indolore. Vi ho detto una cosa sbagliata prima, perché il risultato finale non si vede dopo un mese, cosa vi ho detto, un mese e mezzo, ma si vede dopo 3 mesi e mezzo in realtà, cioè tra 4 settimane già si potrà vedere molto chiaramente la differenza, però mi hanno detto che il risultato assolutamente finale lo avremo tra 3 mesi e mezzo, quindi tra 3 mesi e mezzo avrò la visita di controllo. Mi hanno detto che nel mio caso non ci sarà assolutamente bisogno di una seconda seduta, ma nei casi e nelle zone in cui di tessuto adiposo ce n'è tanto, naturalmente si possono fare più sedute, sempre però mi ha detto a distanza di 3 mesi e mezzo. Vi dico subito anche il costo: il trattamento per il mento, una seduta, io ho pagato 930 euro, quindi poi naturalmente dipende dalla zona e dal numero di sedute che dovete fare. Non è naturalmente una cosa economica, purtroppo, però i risultati sono assolutamente indiscutibili. Le uniche istruzioni sull'aftercare che mi hanno dato, mi hanno già dato la volta scorsa l'opuscolo con tutte le informazioni, ma mi hanno ricordato ancora una volta di massaggiare la zona 2 volte al giorno per 4-5 minuti, appunto perché così si aiuta a velocizzare il processo di scioglimento del grasso praticamente. E un'altra cosa che mi hanno detto è se ho dolore di prendere paracetamolo. Io sono allergica al paracetamolo e alla tachipirina, per capirci, quindi mi hanno detto in caso di prendere il diclofenac, ma onestamente non fa male assolutamente, quindi non vedrò il motivo per cui dovrei prendere un antidolorifico. Quindi questo è quanto per il video di oggi. Se avete domande, curiosità, volete informazioni, scrivetemi pure nei commenti, sapete che vi leggo sempre, li leggo sempre tutti.
Se qualcuno di voi ha fatto questo trattamento, scrivetemi, perché sarei molto molto curiosa di conoscere la vostra esperienza, perché non è tanto diffuso e quindi pochi possono raccontare l'esperienza. Appunto, ho letto qualcosina in internet, ma sono molto curiosa di sapere se qualcuno di voi che mi seguite l'ha fatto, quindi fatemi sapere nei commenti. Io vi mando un bacio grandissimo, scusatemi se vi saluto così in macchina, vi mando un bacio grandissimo, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, e ci vediamo domani con un nuovo video sempre alle 17:30. Ciao.